Sono le 10:08 e provvediamo a chiamare, diciamo, l'appello e a dare il consenso alla registrazione. Allora, Presidente. Buongiorno, presente, do il consenso. Vicepresidente. Buongiorno, presente, do il mio consenso. Consigliere Forello. Consigliere Forello. Buongiorno, presente, do il consenso al trattamento dei miei dati personali e anche con tutte le dichiarazioni annesse e connesse. Consigliere Chinnici? Consigliere Arrini? Consigliere Sala? Consigliere Fernandelli? Presente, acconsento al trattamento delle mie immagini. Perfetto. Allora, c'è verificato comunque il numero legale. È aperta la seduta. Buongiorno intanto ai presenti. Buongiorno. Allora, Presidente. prendiamo atto che entra la consigliera Arrini. Sì, do subito la parola al consigliere Forello. Ricordo che oggi la seduta riguarda la disamina del regolamento TOSAP e che prima di iniziare la seduta con i tecnici e l'assessore dovremmo esaminare alcuni debiti fuori bilancio pervenuti in commissione. Consigliere Forello. Sì, Presidente, io sarò velocissimo. Volevo solo aggiornare la Commissione su due importanti questioni di cui ci siamo occupati. Una riguarda ovviamente la questione Amat, che non sarà oggetto di discussione, però come il consigliere Ferrandelli aveva fatto, anche lo stesso consigliere Forello aveva prontamente fatto richieste di accesso agli atti rispetto alla vicenda dell'Amat e dei mancati pagamenti dell'Amat. Ho ricevuto oggi risposta rispetto a quelle che sono le problematiche che sono poste in essere. Quindi io metto alla ovviamente disponibilità della Commissione, ovvero giro la missiva anche della Ragioneria Generale, dove si afferma che per il pagamento di una cospicua somma si aspetta la firma della convenzione tra Amat e Comune di Palermo, con riferimento proprio a quel pagamento attraverso il sistema di gommato anche delle linee tranviarie. Quindi il nodo della questione riguarda questo, non lo dobbiamo affrontare adesso, però diamo, seguito a quella questione di cui ci eravamo occupati e vi deposito e lascio agli atti ovviamente la documentazione che ho ricevuto stamane. E la richiesta anche io, ma l'altro giorno mi scocciava ribadire quello che aveva detto il collega Ferrandelli. La richiesta anche io avevo fatta precedentemente quando ero venuto a sapere della problematica dei lavoratori dell'Amat e della questione che riguardava appunto la società. E un'ulteriore questione molto importante che metto sempre a conoscenza della commissione, che condivido, ho già inviato alla segreteria della prima commissione, richiedo che sia allegata al verbale di questa dell'odierna commissione la delibera dell'area, perché anche in questo caso, e lo dico sempre con soddisfazione, il Comune di Palermo ha con la deliberazione fatta la scorsa settimana, quasi 10 giorni fa adesso, ha messo le mani avanti, ma ha anticipato un percorso che a livello nazionale sarebbe avvenuto. Sono molto sintetico. L'area ha individuato dei casi di esenzione per quanto riguarda la parte variabile della tariffa TARI con riferimento a tutte le attività commerciali che sono rimaste chiuse in quel periodo. La tariffazione, l'esenzione o comunque la riduzione della tariffa su base annua è del circa della tariffa variabile, è del circa è del 25%. Io comunque ora ve le ho allegate, voi avrete modo di vederle, e lasciano il potere, queste le decisioni, lasciano il potere ai comuni di stabilire il percorso attraverso cui arrivare a queste esenzioni, seppur diciamo la cornice è perfettamente individuata.
ci sono tutti i codici di attività che sono nell'allegato ulteriore, ci sono tutti i codici di attività che sono state chiuse, per quale periodo, quindi è assolutamente dettagliata e già predisposta nei minimi termini. Quindi io direi che forti ormai anche di questo avallo tecnico, forti di questa già lavoro, non preparatorio, ma già definitorio per quanto concerne le esenzioni TARI, noi potremmo per la prossima settimana richiedere la presenza dell'amministrazione attiva e del ragioniere generale per comprendere appunto come agire attraverso una collaborazione tra Consiglio Comunale e Giunta per arrivare in tempi brevissimi, cioè proprio entro anche qui 8-10 giorni ad arrivare a una delibera appunto che sancisca, prendendo spunto, anzi adottando quelle che sono le indicazioni date dall'area, adottando le esenzioni che noi già, a cui noi già ci siamo impegnati con la delibera di indirizzo votata la scorsa settimana. Grazie Presidente. Presidente, buongiorno. Grazie. Buongiorno consigliere Chinnici. Sì, no, grazie a te Ugo, anche quella nota di cui tu parlavi a proposito di Amat l'ho avuta anch'io, visto che l'hai già messa tu a disposizione della commissione, va benissimo, penso che possa essere utile, che ricordo a tutti che lunedì abbiamo convocato la riunione e quindi Presidente, diciamo è un elemento. Sì, Dario. È la nota a doppia firma di Puleo e Basile? Parliamo di questa? Sì, sì, della ragioneria generale. C'è quell'elemento che sarà utile discutere con il presidente dell'azienda, perché diciamo è un elemento questo dirimente, comprendere le ragioni. Ah, ecco, buongiorno consigliere Sala. Adesso la seduta di commissione è al completo. Allora, mi aveva chiesto di intervenire il consigliere Ferrandelli, così poi se vuoi passerei subito alla disamina dei debiti perché alle 10.30 abbiamo TOSAP. Va bene. Ottima la precisazione di Forello su questa vicenda dell'ARERA, perché è vero, e anche al MEF stanno immaginando ulteriori misure, però questa già dell'ARERA credo che sia per noi elemento importante. Io ora vi giro anche un articolo importante, così può essere uno strumento normativo. Per la vicenda della nota che è arrivata a doppia firma, diciamo non soltanto la riunione di lunedì, io arriverò alla riunione di lunedì anche capendo un'altra serie di vicende, perché io so che oggi dovrebbero essere stati accreditati gli stipendi ai lavoratori dell'AMAT, ho evidenza di questo. Il tema è con quali somme è arrivato e con quale somme è avvenuto. Cioè stiamo nuovamente facendo ricorso all'anticipazione bancaria. Con altre economie, Fabrizio, sono arrivate altre economie. Per fare la domanda lo saprai. Sì, non, però non mi pare proprio, cioè, capisci? Capisco. Facciamo continuamente, diciamo, il gioco del copribuco, invece sarebbe corretto che le poste venissero utilizzate, anche le economie, diciamo, con cognizione. Questo lo dico, lo affronteremo lunedì, quindi no, giustamente, come diceva Ugo, ma anche Dario, chiunque di quella seguita, non è tema di appesantire. Un'altra vicenda invece volevo porre alla commissione, Barbara, ma anche Mineo, sono sicuro che su questo mi dà. È il tema del mercato ittico. Non va bene, non sta funzionando lì. La vicenda del mercato ittico, siamo veramente nei guai, concessionari. Io mi riservo di intervenire perché l'ho seguita di persona fino a stanotte. E quindi io è veramente complicata. Dobbiamo occuparcene anche come commissione bilancio, perché sono economie, sono concessionari, sono somme che entrano, sono tributi e via discorrendo. Presidente, buongiorno, sono Roberto Agostino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. O forse anche meno per i debiti fuori bilancio. Dacci un attimo, così nel frattempo aspettiamo che si colleghino anche gli uffici. Intanto grazie della tua presenza. Lia? Sì, allora, mi sentite? Sì. Sì. Allora,
Si tratta intanto di 9 proposte di deliberazione di debito fuori bilancio. Di queste 9 proposte, una sola è dell'UO Gestione Sinistri, tutte le altre sono provengono dal Corpo di Polizia Municipale. Per quanto riguarda la prima, sono tutte proposte che fanno capo alla lettera A dell'articolo 194. Abbiamo al solito il parere contrario della Ragioneria Generale e il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, si tratta di spese di giudizio sentenze del giudice di pace. Quando gli importi sono un poco più elevati, 1.500-1.800 euro, si tratta in genere di raggruppamenti di più sentenze, al solito 7, 5 e così via. Dottoressa, scusi, ci dovrebbe essere, perché è stata trasmessa, da quello che io so, la delibera quella per RAP. Guardi, io sto Cui tutti quanti abbiamo una grande attenzione. Allora, ad oggi, per quel che mi risulta, per quello che risulta a me, per quello che ho lavorato io, ancora non è arrivata la delibera. Non è arrivata, confermo. Ora verifichiamo col dottore Basile che sia arrivato in consiglio comunale, va bene? Allora, per quanto riguarda le motivazioni, sono sempre le stesse: difetto di notifica, perché notifica avvenuta oltre i termini, notifica avvenuta attraverso il consorzio Olimpo, sanzioni per il passaggio in zona ZTL a persone però disabili, quindi autorizzate al passaggio. Le motivazioni sono sempre le stesse, sono quelle che conosciamo. Questo per quanto riguarda la Polizia Municipale. Per quanto riguarda invece la proposta di deliberazione dell'UO Gestione Sinistri, l'importo è un poco più elevato, si tratta di 19.000 rotti euro ed è il risarcimento danno e spese di giudizio per un'insidia della strada, per un passante che ha avuto dei problemi, dei danni fisici per caduta. Questo, diciamo, è per grandi linee, ma sono quelle che conoscete sempre. Avete un'esperienza oramai di questa cosa, purtroppo. Va bene, andiamo avanti. Esatto, mettiamoli in votazione, ricordando sempre, per cortesia, l'atto della verbalizzazione, di ricordare quello che abbiamo già messo il verbale di giorno 10 del 10 aprile la commissione, esattamente. Perfetto. Perfetto, benissimo. E allora uno per uno e mettiamo in votazione. Allora 16/11/63 del 2020, UO Gestione Sinistri, importo 19.230,24, poi 17/58/26 del 2020. Uno per volta li dobbiamo votare. Li volete votare uno per volta? Va bene, come preferisce, Presidente? Sì, sempre meglio. Ok, sì. Ok, va bene, allora andiamo al primo. Okay. Scusate, la Presidenza del Consiglio li ha mandate con 2 note separate, ma raggruppate in numero 5 e 4. Sì, va bene. Votiamole una per una. Allora, 16/11/63. 16/11/63. 19.230,24. Ok, consigliere Chinnici. Favorevole. Consigliere Mineo. Contrario. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Ferrandelli. Contrario. Consigliere Forello. Astenuto. Consigliere Arrini. Favorevole. La Presidente è favorevole.
approvato a maggioranza con due voti contrari, quello del consigliere Mineo e Ferrandelli e un astenuto del consigliere Forello. Perfetto, procediamo. Allora, 16, 11, 63, 17, 58, 26, Corpo di Polizia Municipale, 1514 e 98, sono 7 sentenze. Sì, allora, consigliere Arrini. Sì, favorevole. Consigliere Forello. Consigliere Forello. Come sopra. Astenuto, astenuto. Okay. Consigliere Ferrandelli. Astenuto. Consigliere Mineo. Consigliere Mineo. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Arrini. Già l'hai detto. Già l'ho detto. Oh, scusa, consigliere Chinnici. Favorevole. La presidente favorevole, il vicepresidente Mineo c'è? Vicepresidente Mineo? No. No, è assente in questa votazione. No, qua, già. Ci sei? Non ti sentiamo, Andrea. Contrario. Contrario, ok. Passiamo al successivo. Allora, presidente, mi perdoni, approvato a maggioranza con due astensioni e un voto contrario. Sì. Allora, 18, 33, 78 di 282 euro e 20 centesimi. Sentenza giudice di pace, colpo di polizia municipale. Consigliere Mineo. Contrario. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Chinnici. Favorevole. Consigliere Arrini. Favorevole. Consigliere Ferrandelli. Contrario. Scusate, ho perso consigliere Forello. Astenuto. La presidente è favorevole, diamo l'esito del voto. La commissione esprime parere favorevole a maggioranza con due voti contrari e un astenuto. Sì, passiamo al successivo. 18, 35, 40, Corpo di Polizia Municipale, 444,68 euro, sentenza, spese di giudizio, sentenza giudice di pace. Sì, allora, consigliere Forello. Consigliere Forello. Astenuto, astenuto, astenuto. Sì, consigliere Ferrandelli. Contrario, contrario. Consigliere Mineo. Contrario. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Chinnici. Favorevole. Consigliere Arrini. Favorevole. La presidente è favorevole. Diamo il voto, l'esito del voto. Allora, la commissione esprime parere favorevole a maggioranza con due voti contrari e un astenuto. Passiamo ai successivi. 18, 36, 18 del 2020, 1847, 86, sempre Corpo di Polizia Municipale, spese di giudizio, sentenza giudice di pace. Sì, consigliere Chinnici. Sì, favorevole, e non ho detto una cosa prima, do il mio consenso alla registrazione, non mi aspetto di dirlo prima, l'ho detto. Sì. Ok, ok. Consigliere Arrini. Favorevole. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Forello. Astenuto, al presidente gli piace cambiare sempre l'ordine di votazione. No, non ci capiamo, ma lo fai per tenersi belli svegli, vero? Sì, cioè, attira l'attenzione. No, cambia sempre l'ordine di facciata. L'esperienza della scuola lo fa sempre il timore. E applica la modalità con gli studenti, giusto? Comunque ancora è sempre astenuto. Va bene, consigliere Ferrandelli. Contrario, e invito a votarli tutti come sopra. Consigliere Mineo. Contrario, votiamo, sono d'accordo a questo punto di vista, visto che abbiamo ascoltato la spiegazione. Presidente, ti do un consiglio, guardare di lato ai partecipanti non cambiano.
anche se no, cambiano, non cambiano, ma cambiano ordine, quindi cambiano, okay, le videate. Togliti il quadro che c'è dietro, Mineo. Allora. Mineo si è espresso, consigliere Arrini. Favorevole? Consigliere Arrini? Consigliere Sala? Favorevole. Consigliere Chinnici, non mi ricordo più se l'ho chiamato. Io. La consigliera scrive favorevole. Consigliere è favorevole, non si attiva il microfono. Favorevole. La presidente è favorevole. Quindi la commissione esprime parere favorevole a maggioranza con l'astensione del consigliere Forello e il voto contrario dei consiglieri Ferrandelli e Mineo. Va bene, allora faccio mio il consiglio. Se la commissione è d'accordo, visto che sono già stati esaminati gli altri debiti, possiamo procedere alla votazione con l'esito, diciamo, uguale a questo ultimo. Quindi con un come sopra al quale siamo abituati. Va bene. Concorda? Ok, e allora diciamo il numero? 19-21-33. Come sopra. 19-30-80. Come sopra. 19-31-19. Come sopra. 19-38-19. Come sopra. Abbiamo finito. Perfetto, ringrazio. E allora intanto do buongiorno e benvenuto nuovamente all'assessore D'Agostino, alla dottoressa Mandalà. Al cioè dottore, anche che ha qualche difficoltà di collegamento, ho colto dai messaggi, e poi credo che ci abbia raggiunto anche, no, forse non ancora. C'era il dottore Fiorino, mi pare, che si era collegato in anticipo, penso che ci raggiungerà. Allora, prima di tutto chiedo a ciascuno di voi di dare il consenso alla registrazione, perché la riunione è registrata. Quindi se date il consenso io procederei subito introducendo l'argomento del giorno. Do il mio consenso alla registrazione. Roberto D'Agostino. Dottoressa Mandalà? Dottoressa Mandalà? Dottoressa, presente, presente. Ecco, sì, la sentiamo, la sentiamo. Ci autorizza? Buongiorno. Sì, certo, certo che sì. Va bene, perfetto. Mi pare che in questo momento non ci siano altri. Allora, assessore D'Agostino, dottoressa Mandalà, così come ci eravamo detti, così come ha deliberato il Consiglio durante l'approvazione dell'ultima delibera, vorremmo avviare nei tempi più brevi possibili un lavoro che possa individuare delle soluzioni in questa fase emergenziale, che ovviamente ha creato a catena una serie di problemi che riguardano soprattutto tutto il settore, diciamo, produttivo della città. Quindi ieri si è avviato un primo tavolo, anche diciamo abbastanza ampio, sulla questione dei deor, mentre noi stiamo dando oggi l'avvio a ciò che riguarda la TOSAP. Ovviamente questo è stato, insomma, più volte sottolineato anche da altri consiglieri, sia in questa commissione, immagino anche nelle altre. Sono due materie, diciamo, strettamente connesse, sebbene la TOSAP non riguardi esclusivamente gli esercenti che utilizzano, diciamo, all'esterno il suolo pubblico, quindi c'è anche una materia più ampia. Ora, prima di cedere a voi la parola, peraltro lei assessore già in questa commissione aveva detto che avrebbe voluto metter mano ad un regolamento che presenta, insomma, diciamo una serie di situazioni che alla fine si traducono in una iniquità rispetto all'utilizzo del suolo pubblico. Però io penso che noi dobbiamo darci anche oggi, diciamo, dovremmo individuare, darci un metodo di lavoro e decidere, vista la rapidità con cui il Consiglio proprio ha individuato, diciamo, delle scadenze, una rapidità che ovviamente è dettata dall'urgenza, dalla necessità, diciamo, di dare risposte a chi si trova oggi in difficoltà. Dicevo, se noi vogliamo procedere in questo senso, dobbiamo capire se vogliamo lavorare
alla individuazione, diciamo, di una norma transitoria che per le vie immediate ci consente di approdare in consiglio, o se vogliamo lavorare da subito in maniera complessiva anche al regolamento. In tal caso però non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo, diciamo, l'esigenza di tempi stretti. Quindi penso che a partire proprio da un confronto sul punto di vista dell'amministrazione, dove occorre intervenire anche nel lungo periodo, lei proprio parlava di modificare, quindi ancor prima, diciamo, dell'esigenza dettata appunto dal Covid-19, di modificare alcune cose, alcuni parametri, e in più c'è l'esigenza di intervenire. Vediamo a partire da questo quale può essere poi la modalità operativa della commissione, perché questo indubbiamente, diciamo, è un primo momento. Un altro elemento che io voglio inserire dentro discussione è capire anche in che modo i provvedimenti assunti dalla regione possono, diciamo, da noi essere recepiti, possono essere inglobati, o addirittura, più che possono, ci costringono ad intervenire su questa materia. Quindi, diciamo, sono tanti i piani di intervento, e se oggi riusciamo a metterli in ordine, penso che poi la commissione, che vorrà anche lavorare con le altre commissioni, può proprio farsi promotrice di un percorso che ci veda, diciamo, insieme, che possa essere, ecco, convincente e veloce. Intanto cederei a lei la parola. Allora, Presidente, io la ringrazio, e anche il quadro che lei ha fatto è assolutamente è ampio, nel senso che effettivamente ci sono, come ho avuto modo di discutere, e anche io le ho inviato un po' di documentazione come visto, anche come aggiornamento. Noi abbiamo un quadro generale per quanto riguarda la tassazione e il regolamento che necessita di una reale revisione. Perché è un regolamento obsoleto, perché abbiamo visto come esperienza di vita vissuta da noi e dagli utenti che ci sono state diverse valorizzazioni che sono state fatte correttamente dal punto di vista formale dagli uffici, ma che effettivamente hanno impattato in modo notevole sull'utenza con le recenti lotta all'evasione che è stata egregiamente condotta dalla dottoressa Mandalà, ovviamente nel quadro che era quello regolamentare. Però alla luce anche di quello che è avvenuto e delle tabelle che sono arrivate ai singoli utenti, ci siamo resi conto che effettivamente il valore delle tassazioni che sono attualmente applicate, per diversi motivi, è estremamente oneroso e forse anche eccessivo. Fermo restando, ripeto, che sono assolutamente legittime le cose che ha fatto la dottoressa Mandalà, perché sono assolutamente nel quadro regolamentare, però la stessa dottoressa ha sottolineato che necessita di una revisione. Quindi questa è sicuramente una cosa che dobbiamo affrontare, tant'è che c'è un regolamento che rivede sostanzialmente in generale il vecchio regolamento TOSAF, che è già in fase di consiglio, che ha riproposto la dottoressa Mandalà di recente, e che vediamo con quale strada e con quale binario, magari parallelo o secondario, debba prima o poi approvare in consiglio, e quindi debba essere approvato. In particolare, se ricordo bene, però qui poi la dottoressa Mandalà potrà essere sicuramente più chiara di me dal punto di vista tecnico, riguarda la suddivisione della TOSAP per quanto riguarda le tre tipologie, cioè suolo, soprassuolo e sottosuolo, che ovviamente devono essere normate e regolamentate con modalità profondamente diverse. Però a me viene in mente sicuramente quello che c'è, la superficie che effettivamente deve essere e può essere utilizzata dagli esercenti, quindi differenziando in modo più accurato quella che è la superficie che è effettivamente utilizzata dagli utenti rispetto a quella che invece è di servizio all'attività degli utenti e quant'altro, proprio per rendere meno iniquo possibile questa tipologia di tassazione. E qui arriviamo poi anche alla problematica della TOSAP. Roberto, perdonami, non ti sento benissimo, forse dovresti mettere meglio il microfono. Sì. Ecco, va meglio. Sì, forse avevo le dita forse che andavano. Ah, ok.
Mi chiedo scusa. Quindi stavo dicendo, sono diversi, cioè sostanzialmente due strade parallele che possono essere, quello del regolamento generale da rivedere, che però è da rivedere proprio perché sta creando parecchi disagi all'utenza e noi stessi, la dottoressa Mandala per prima, pur ovviamente muovendosi correttamente nella cornice che gli viene data dal regolamento e dalle tariffe che sono state comunicate e sono date agli uffici da parte della giunta e del consiglio comunale, effettivamente hanno creato parecchio disagio all'utenza e da questo punto di vista è necessario sicuramente rivederlo. Dall'altro lato c'è oggettivamente un problema di urgenza e di emergenza, che sono quelle che delle modifiche transitorie ad operare sulle tariffazioni e sulle modalità di riconoscimento della TOSAP in particolare, per venire incontro alle esigenze dell'utenza e anche tenere conto delle ultime modifiche che sono state fatte, sono state introdotte dalla legge regionale. Oggi però poi il dottore Basile ci dirà chiaramente se è così. A livello nazionale ci sono state fatte solamente delle avanze o delle promesse. Ad oggi non c'è nulla per quanto riguarda la normativa nazionale che possa sopperire ai mancati introiti eventuali derivanti da una esenzione di TOSAP per quanto riguarda le utenze. Quindi oggi il quadro normativo, però vorrei che poi il dottore Basile, che ha avuto modo anche di revisionare quella che è la normativa nazionale e regionale, ci potrà dare più completezza per quanto riguarda il quadro con cui oggi ci possiamo muovere alla luce delle recenti modifiche regolamentari. Quindi ripeto ancora una volta e poi lascio la parola ai tecnici, i binari debbono essere due, sicuramente hanno più urgenza e più emergenza quella dei provvedimenti collegati con l'emergenza coronavirus, però non vorrei dimenticare la seconda parte perché riguarda in assoluto tutta questa tassazione che deve essere completamente rivista e per la quale già esiste una modifica regolamentare che poi chiederò alla dottoressa Mandala di illustrare. Grazie assessore, quindi passiamo la parola alla dottoressa Mandala. Prego. Dottoressa. Sì, eccoci. Allora, la genesi di questo strumento regolamentare è da ricondurre proprio alle considerazioni appena poste in essere dall'assessora. Appena mi sono insediata fino a luglio, ho questo tributo locale è definito minore, ma minore non è, perché abbiamo potuto in pochi mesi dimostrare che laddove l'azione amministrativa è conducente ed efficace, allora porta risultati concreti, ma abbiamo potuto anche toccare con mano le criticità di uno strumento regolamentare che risale al 95, quindi una valenza è una valenza trentennale, quindi ormai inadeguato ai tempi, un regolamento che non specificava le varie fattispecie che vengono tassate con la TOSAP, appunto facendo riferimento al suolo pubblico, qualora venga sottratto alla pubblica fruizione e venga dato ad esclusivo utilizzo di una persona o di un soggetto privato o pubblico che sia, allora è il soprasuolo e il sottosuolo, poco attenzionato come tributo in generale, talmente è stato poco attenzionato che è caduto nel dimenticatoio il fatto che nel 2012 l'allora commissario Latella, commissario governativo Latella, trovandosi l'ente in situazione deficitaria, aveva elevato alle massime quote possibili le tariffe della TOSAP, ma evidentemente la lotta all'evasione che è stata fatta da questo tributo locale non ha evidenziato questo problema, perché anche laddove la deficitarietà era stata superata e il commissario aveva agito con i poteri del consiglio e non sono mai state ripristinate delle tariffe un po' più abbordabili, un po' più eque.
E detto questo, ecco, per cercare di superare tutte queste criticità, specialmente quelle che sono emerse in sede di contenzioso tributario, dove abbiamo visto le lagnanze che venivano, le criticità che venivano impugnate dai vari contribuenti in commissione di primo e di secondo grado, abbiamo ritenuto doveroso specificare quali sono le varie fattispecie specie della TOSA, che sono non innumerevoli, sono svariatissime, perché riguarda le tende solari, i deor, i parcheggi. Allora, una tale variegata tipologia di procedimenti davvero che non erano assolutamente semplificati nel regolamento che è tuttora vigente del 95, che è stato ritoccato poi nel 97 e nel 99. Quindi, allora, abbiamo preso le mosse dalla direttiva posta in essere all'assessore D'Agostino di rivisitazione dell'atto. Allora, sull'abbassamento delle tariffe, intervenuto anche il ragioniere generale, perché anche qua ci troviamo in una situazione di deficitarietà strutturale dell'ente che non consente un abbassamento in questa fase in atto delle tariffe vigenti, e poi tutti i problemi che sono sorti con gli avvisi di accertamento emessi, allora, nel 2019. Allora, la proposta di deliberazione, qualora venisse adottata e esitata favorevolmente al Consiglio Comunale, porterebbe a risultanze che probabilmente, questo devo evidenziarlo, risultati che possono trovare eventualmente applicazione giuridica solo per l'anno in corso, in quanto un'attuale disposizione normativa ha previsto che con decorrenza dal 1 gennaio del 2021 ci sarà, è già stata varata la norma in base alla quale ci sarà un unico canone che prenderà il posto della TARI, della TOSAP, ma è anche del canone concessorio, che attualmente viene gestito da un altro settore, quello delle risorse patrimoniali, mobiliari e immobiliari. Quindi ci sarà una totale rivisitazione di questo tributo, che diventerà unico e quindi richiederà una riorganizzazione funzionale dell'ente e delle funzioni dirigenziali che verranno preposte. Quindi laddove l'atto dovesse essere esitato favorevolmente, voglio evidenziare che ci sono i pareri favorevoli, il mio parere tecnico favorevole sulla base della redazione del funzionario del procedimento, che è il dottore Fiorino, che è collegato in videoconferenza con noi, in quanto è responsabile del procedimento per la rivisitazione dell'atto regolamentare. E, abbiamo il parere positivo della ragioniere generale, abbiamo il parere positivo del collegio dei revisori. Quindi fondamentalmente noi abbiamo esemplificato le fattispecie che non venivano assolutamente prese in considerazione dal regolamento che vige. Quindi non si parlava di scavi, non si parlava delle varie fattispecie sottoposte alla tassazione, perché concretizzano il presupposto oggettivo e soggettivo. Quindi siamo entrati tecnicamente nella definizione del presupposto oggettivo dell'imposta e il presupposto soggettivo, allora, che fa riferimento a soggetti pubblici e privati, e fa riferimento appunto a tutte le fattispecie, allora, che secondo la legge, il decreto legislativo 507 del 93, ma anche il 446 del 97, le successive modifiche e integrazioni, sono sottoposte a tassazione per l'occupazione del suolo pubblico. E vorrei ricordare che grazie al prezioso operato dell'ufficio TOSAP, coordinato dall'avvocato Fiorino, abbiamo raggiunto risultati ragguardevoli, perché abbiamo individuato un'esenzione pressoché totale del tributo. Basti pensare, abbiamo individuato, allora, con avvisi, con più di 1001 avvisi di accertamento, fattispecie mai sottoposte a tassazione, per 100 milioni di euro. Significa che, se lavoriamo anche sul soprasuolo e sul sottosuolo, fibra ottica, una serie di cose che stiamo ormai attenzionando ad ampio raggio, avvalendoci degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, che ci danno d'altro ragione, specialmente in Cassazione, e che ci consentiranno di tutelare le ragioni dell'ente sia dinanzi alla Commissione tributaria
e provinciale che a quello regionale e, se del caso, anche in Cassazione. Quindi non proseguiremo in quest'opera di lotta all'evasione, proseguiremo soprattutto se uno strumento regolamentare più adeguato e più equo ci potrà aiutare, ci potrà aiutare nel portare avanti l'azione dell'ente. Non lo so, in qualsiasi domanda mi volete fare in maniera più specifica, io ho delucidato un po' le carenze che abbiamo cercato di superare, le criticità che abbiamo rinvenuto e che stiamo cercando di superare con questo strumento regolamentare. Intanto la ringrazio, è stata chiarissima, peraltro proprio sulla questione soprasuolo, sottosuolo, forse ancora prima che arrivasse lei, è il primo anno, c'è stata tutta la questione di open fiber, degli scavi, insomma, va bene. Però diciamo quello che noi che lei ci ha illustrato è una proposta di regolamento che guarda ad una situazione di normalità. Noi adesso vogliamo capire, rispetto anche proprio a quanto stabilito dal Consiglio Comunale, come invece pensiamo di poter affrontare questa fase emergenziale e quindi rispetto per esempio al tema del pagamento della TOSAP per i mesi in cui di fatto gli esercizi commerciali sono stati chiusi. E poi quindi le chiedo anche se è già iniziato un lavoro sinergico tra i due uffici, cioè quelli del SUAP e il suo, perché è chiaro che sono due lavori diciamo connessi, perché per esempio nella riunione di ieri sono venute fuori tutta una serie di proposte. Il Consiglio sta lavorando sulla proposta per esempio di poter ampliare la superficie senza che l'aumento di superficie da poter utilizzare per raggiungere un numero insomma di coperti ragguardevole rispetto a un'esigenza anche di guadagno, di rapporto fra costi e guadagno, però senza che questo diventi l'aumento della TOSAP. Cioè quello è un regolamento che ovviamente serve in una situazione di normalità, rispetto invece a quello che noi abbiamo chiamato la transitorietà, cioè l'esigenza di un'emergenza che nessuno poteva immaginare, che ci pone di fronte a una chiusura effettiva dettata appunto dalla legge nazionale, no? Della chiusura degli esercizi, di fronte ad una proposta, l'esigenza di far ripartire una macchina economica, contemperando però diciamo questi bisogni con le indicazioni, come ci muoviamo? Quindi intanto questi due mesi di chiusura, che cosa noi concretamente possiamo immaginare di mettere a disposizione? E poi rispetto a una riapertura graduale, fino a quando e se si ritornerà mai ad una normalità? Bene, rispetto all'apertura graduale, che cosa noi pensiamo di fare? Perché anche nella sua illustrazione molto precisa della proposta, io però non ho colto un aspetto, forse perché occorrerebbe parlare col dottore Basile. Noi ci muoviamo ancora su una tariffazione alta, perché diceva lei comunque è un... ho capito, e quindi ovviamente questa cosa in questo momento entra diciamo in contrasto aperto con il bisogno da cui sta partendo diciamo questo lavoro, ecco. Quindi rispetto a questo è appunto la richiesta che le faccio, cioè i due mesi, cosa possiamo fare? Come possiamo andare avanti rispetto alla richiesta appunto di aumentare lo spazio ma di mantenere uno stesso tipo di tassazione? Come ci possiamo muovere? Sempre nell'ottica di una transitorietà, ovviamente, di provvedimenti che siano di natura emergenziale e non di natura strutturale, che insomma ci auguriamo tutti che prima o poi si tornerà ad una normalità. Ecco, sì, dottoressa Mandarà. Presidente, allora è utile chiarire intanto che ad oggi non vi è stata una grande collaborazione con le attività produttive, non certo per colpa del settore tributi, lo dico con chiarezza, perché anche per fare la lotta all'evasione il settore attività produttive non ha mai risposto alle notizie qualificate che dovevano essere tradotte in azioni tributarie. Quindi noi, anche col capo Aria che me ne potrà dare conferma, abbiamo dovuto reiteratamente
ovviamente chiedere notizie che non ci pervenivano, ci veniva detto va bene, sono state trasmesse nel corso degli anni pregressi, eccetera, eccetera. Quindi partendo da questo presupposto di non so perché, di non collaborazione, forse perché entrambe le funzioni dirigenziali sono nuove, abbiamo dovuto prendere notizie attingendole direttamente dagli applicativi in uso, allora, e dalle banche dati in uso all'area sviluppo economico, quindi ce le ha messe a disposizione SISPI. Questo fa capire che collaborazione non c'è stata e non credo che ce ne sarà, perché non lo so, uno dei dirigenti sta andando in peggio, non voglio addentrarmi nella disamina delle motivazioni. Questa collaborazione non c'è stata, ma sicuramente Presidente Evola, dovremmo noi addentrarci. Io posso solo dire che la TOSAP temporanea viene autorizzata, quindi mercatini settimanali e quant'altro, viene autorizzata dalle attività produttive e solo dopo l'emanazione della determina noi quantifichiamo l'importo da erogare, mentre per le autorizzazioni TOSAP permanente ci pensiamo noi. Quindi su tutto quest'anno io ritengo che ognuno debba fare la sua parte. Io posso formulare col dottore Fiorino, a cui tra l'altro vorrei che si passasse la parola perché è una persona che può dare un suo valido contributo, noi possiamo formulare una sorta di articolo transitorio e finale che possa prevedere questa esenzione o questa maggiorazione di superficie da mettere a disposizione degli esercenti per compensare la crisi economica da Covid-19. Però allora qua su De Or eccetera c'è un regolamento a sé stante su cui devono muoversi l'assessore e i dirigenti delle attività produttive. Io non posso scantonare dalla mia competenza e devono fare loro. Io, come invece funzione dirigenziale preposta al tributo TOSAP, posso proporre allora questo articolo, questa disposizione transitoria e finale, ma sulla valenza per il passato qualche dubbio sinceramente dal punto di vista tecnico-giuridico ce l'ho, perché come voi sapete non c'è bisogno di avere una laurea in giurisprudenza, un'abilitazione all'esercizio della professione. Allora un atto vige dal momento in cui viene approvato per il futuro, quindi per il pregresso, ma credo che qualche problema ci sarà. Gradirei se voi, allora, se il Presidente e i membri della Commissione lo ritenessero opportuno, dare la parola all'Avvocato Fiorino, che potrà dare la sua indicazione al riguardo. Sì, anche certo. Come valido contributo per le finalità che vi proponete. Sì, certo, assolutamente, dottoressa. Io poco fa non lo vedevo ancora collegato e saluto anche il dottore. E a nome Fiorella Sparso, che è la moglie. Sì, no, abbiamo già affrontato questa cosa perché il dottore ci aveva raggiunto intorno alle 10:10 e c'era questo mistero, non riuscivamo a capire. Sì, perfetto. È una persona molto, molto precisa. Sì, anche il dottore Basile che mi ha chiesto di intervenire, immagino anche rispetto ai quesiti. Sì, no, diciamo che anche l'altro settore sta lavorando, dicevo questo, siccome il Consiglio si è fatto carico proprio di elaborare, ovviamente con gli uffici, perché devono essere cose che hanno, come dire, dei piedi solidi su cui poter camminare, quindi delle proposte per intervenire sempre in termini di emergenza su entrambe le cose che poi sono strettamente collegate. Diciamo che ci faremo anche noi carico di fare la ponte, perché è indubbio che non può uscire una proposta che poi confligga con l'altra, quindi va bene, diciamo che siamo noi consiglieri che in qualche modo riusciremo a mettere insieme le due cose perché approdino in aula in maniera assolutamente coerente. Sì, se c'è, quindi sì, passo la parola al dottore Fiorino e poi al dottore Basile, così completato il quadro naturalmente lascio spazio ai consiglieri che sicuramente vorranno intervenire. Grazie. Dottore Fiorino. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto e mi scuso nuovamente per la intromissione inopportuna che però non è stata dettata dalla mia volontà, ma perché appunto non sapevo che l'orario di inizio sarebbe stato quello delle 10:30.
Detto questo, io sarò molto sintetico perché già la dottoressa Mandala ha illustrato in maniera ampia ed articolata, si può dire, ecco, potrei dire tutte le questioni che riguardano questa proposta di modificazione del regolamento del tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In realtà una mia osservazione preliminare potrebbe essere la seguente. Si tratta di una materia che è abbastanza ben delineata dal legislatore e che comunque ha dei cardini, dei binari ben precisi. I margini, credo, a mio modesto modo di così a mio modesto avviso, i margini per introdurre agevolazioni o esenzioni sono molto molto ristretti. Anche se c'è da dire che alcune esenzioni sono previste, ma in generale si tratta di esenzioni in favore sempre di enti pubblici, Stato, province, regioni, e una agevolazione, la cito così valga per tutti, che poi tra l'altro è appunto uno, si può dire anche che è un unicum, è una agevolazione che riguarda I coloro che esercitano così l'attività di spettacoli viaggianti, quindi per esemplificare i giostrai che occupano aree, come è noto, molto molto ampie e che verrebbero gravati di un eccessivo peso sotto il profilo tributario se si tassasse l'intera superficie occupata. Pensate ad un circo che occupa una estensione molto molto consistente, se si applicasse il tributo su tutta l'area ovviamente verrebbe a sopportare dei costi elevati. Ecco perché è prevista in questo caso una agevolazione che consiste in una tassazione che per la quota superiore ai 1.000 metri è appunto ridotta, la tassazione viene ridotta al 10% dell'area, quindi i primi 1.000 metri vengono tassati in toto, dal 1.001 metro, fatemi passare l'espressione, in poi se ne tassa soltanto il 10%. Però al di là di questo è una materia molto molto rigida. Ora l'introduzione, da quello che ho sentito, per quello che ho potuto leggere, per quello che mi è stato riferito, di una esenzione, perché si tratterebbe di un'esenzione, in favore dei soggetti che esercitano le attività di ristorazione, così possono essere i ristoranti, i pub, possono essere le trattorie, possono essere tutti coloro che comunque appunto che stanno vivendo questo momento difficile e che quindi sono obbligati per ragioni di tutela della salute pubblica a distanziare i tavolini, è meritoria sicuramente questa proposta e che appunto consentirebbe appunto agli operatori, agli imprenditori, ai lavoratori, chiaramente ai datori di lavoro in questo caso, di compensare, se non nella totalità dell'importo degli importi che normalmente ricavavano, ma in certa misura quel mancato introito derivante appunto dalla impossibilità di collocare i tavolini a distanza ravvicinata. Questa è una proposta senza dubbio ragionevole e devo dire anche che poggia su basi anche dal punto di vista appunto della valutazione economico, sociale, giuridica e per quello che ci riguarda poi tributaria, valutabile e anche secondo me ha bisogno però di uno studio approfondito sotto il profilo dell'introduzione se vogliamo dell'introduzione in via regolamentare, perché è comunque
passata l'emergenza, non è, quindi è come diceva la dottoressa Mandalà, si potrebbe forse, dico, chiaramente andrebbe studiata, ci vorrebbero degli uffici legislativi qui in questo caso, ci vorrebbero degli studi più approfonditi, perché chiaramente è una norma che è limitata, può essere limitata al tempo strettamente connesso alla pandemia, e di conseguenza poi tracciarla, redigerla e cristallizzarla nel regolamento, bisogna stare attenti a cosa si scrive. Io dico, da questo punto di vista va studiata, e comunque potrebbe essere sicuramente chiaramente in sinergia con il settore che è competente al rilascio delle autorizzazioni, cioè chiaramente. E poi da considerare che non di poco conto, non di poco momento, anche un altro aspetto, cioè un comune che introduce un'esenzione, o quando si introduce un'agevolazione, questi mancati introiti vanno poi coperti, normalmente vanno coperti dall'amministrazione, che deve trovare da qualche altra parte. Quindi le questioni sono complesse. Al di là di questo, aggiungo semplicemente, poi non dico altro, che il regolamento, questa proposta di regolamento TOSAP, di regolamento che disciplina questo tributo, è in buona sostanza non è altro che un piccolo ammodernamento, se vogliamo, del regolamento del 95. Certo, sono passati 25 anni. Questo c'è stato qualche spunto, ed è perfettibile, chiaramente è perfettibile. Qualche spunto che ci ha indotto anche, così dico, do un flash soltanto, ad esempio, a sottolineare che sarebbe opportuno, nel regolamento c'è, infatti lo si troverà, che si specifichi anche nelle autorizzazioni e nelle concessioni che si tratta di beni demaniali o beni patrimoniali indisponibili al comune, perché certe volte, molto spesso direi, non certe volte, dalle controparti si tende appunto a, e travolgerebbe tutto, una eventuale soccombenza del comune in queste situazioni, si tende appunto a dimostrare che non si tratta di beni demaniali o di beni patrimoniali indisponibili. Questo andrebbe ben chiarito, perché la tassa può essere applicata soltanto su beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili, e non su beni disponibili. Quindi bisogna stare attenti anche a cosa si scrive nell'autorizzazione, e soprattutto anche alla natura giuridica del bene che è oggetto, altrimenti si potrebbe andare incontro a gravi rischi sotto il profilo erariale. Questo comunque è superabile nel momento in cui si sta molto attenti su questo aspetto, anche perché si deve stare attenti a un altro aspetto, che il bene demaniale, il bene patrimoniale indisponibile, cioè la indisponibilità del bene, si deve vedere anche in concreto, non è semplicemente così lineare. Il bene patrimoniale indisponibile, anche lì l'amministrazione comunale dovrebbe prestare molta attenzione a questo, affinché si tratti di bene patrimoniale indisponibile, l'amministrazione dovrebbe avere una maggiore cura a quel bene, appunto dargli una funzione, una veste oltre a, ecco del di, una veste di funzionalità pubblica, ovvero, cioè, sto parlando della cosiddetta proprietà funzione, ovvero non basta essere proprietari del bene, ma bisogna anche che quel bene abbia una finalità, una funzione pubblica, sia destinata ad esempio ad una via, alla realizzazione di una villa, via dicendo. E questo è da non trascurare, perché molto spesso lì, io ne parlo sotto il profilo contenzioso in questo momento, si tende a perseguire questa strada che potrebbe essere nefasta per l'amministrazione. Io avrei finito. Sì, sì, la ringrazio. Prego. E passerei la parola al dottore Basile per completare anche sotto il profilo proprio strettamente economico, insomma, diciamo, quello che ha anche un interesse, diciamo, notevole. Dottore Basile, buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti voi.
mi dispiace che sia intervenuto in una seconda fase, ma ho avuto anche una difficoltà che comunque la SISPI ha risolto prontamente. Io sarò breve, cercherò di dare solo un contributo ulteriore rispetto a tutto quello che esaustivamente è già stato detto. Segnalo un aspetto importante, mi ricollega alla domanda che il Presidente che ha fatto lei, almeno quella che io ho sentito, più che domanda alla questione che lei ha posto e che ho potuto sentire, al netto di quello che ha potuto dire l'assessore, che purtroppo non ho potuto sentire. Guarda, vedevo Paolo, che io avevo chiesto che tu anche facessi un riepilogo su quelle che sono le novità della finanziaria regionale. Esattamente, io a quello mi ricollegavo perché l'aspetto, il contributo di novità che volevo dare. Allora, la legge di bilancio regionale, la legge di stabilità, è stata approvata il 3 maggio e ancora questa mattina non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, di modo che non è ancora, diciamo, nell'ordinamento. Detto ciò, ho avuto accesso, non ricordo come, comunque ho avuto accesso, anzi forse l'assessore Martina mi ha mandato il testo che sembra essere stato definitivamente approvato e che quindi risulterà poi pubblicato in Gazzetta. E come già annunciato, anche se con qualche modifica, poiché faceva parte del complesso di norme approvate dal governo regionale e costituenti il disegno di legge di stabilità regionale per il 2020, sia stata definitivamente approvata una norma, segnatamente l'articolo 11 rubricato Fondo Perequativo degli Enti Locali, in base al quale sarà istituito un apposito fondo finanziato con fondi POCS, quindi fondi POCS sono quindi fondi di derivazione statale e che quindi possono essere più agevolmente utilizzati rispetto a quelli del Fondo Sociale Europeo, che pure, dei quali pure la stampa ha parlato, poiché si tratta di norme, di risorse, le quali secondo le intenzioni del governo regionale dovrebbero essere destinate all'emergenza Covid-19 e le quali però richiedono probabilmente ancora un passaggio con la Commissione Europea o con le rispettive autorità di gestione perché possano essere utilizzate. Quelle di cui invece vi sto parlando sono fondi POC, fondi nazionali, e in base a questa disposizione di legge, che pare sia stata definitivamente approvata, verrà istituito un fondo di 300 milioni di euro, il quale è destinato fondamentalmente a tre finalità. Quindi è un fondo che diciamo, vedremo attraverso quali modalità poi verrà diciamo, richiesta il trasferimento rispettivo alla regione. Cioè la regione ristora tutti quei comuni i quali disporranno l'esenzione e o la riduzione di tributi locali a favore di tutti gli operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, almeno questa è l'indicazione che dà la regione, quindi c'è una destinazione prioritaria a queste strutture, ma comunque destinata a essere rivolta anche a tutti gli operatori economici i quali hanno subito uno stop forzato legato alle ordinanze di protezione civile che ha adottato il governo, e quindi tutti i comuni che disporranno per il 2020 riduzioni e o esenzioni, le quali, come ricordava bene l'avvocato Fiorino, sono a carico del bilancio. Cioè, quindi stiamo parlando di riduzioni ed esenzioni straordinarie, valevoli eventualmente qualora il Consiglio Comunale lo ritenesse di doversi avvalere di questa facoltà solo per il 2020. Quindi è un fondo destinato a ristorare i comuni di queste minori entrate. La norma, così come io l'ho letta e alla quale ho potuto avere accesso, disciplina anche il caso che l'agevolazione a favore di questi soggetti economici consista anche nella eventuale estensione gratuita e in aumento della superficie utilizzata e quindi tassata con la tassa di occupazione suolo pubblico fino ad una percentuale del 50% dello spazio attualmente utilizzato. Quindi ci sono una serie di norme che certamente saranno analizzate da me, dalla dottoressa Mandarai e dai suoi collaboratori appena la legge sarà pubblicata, e che comunque costituiscono uno straordinario, visto anche l'importo del fondo, perché 300 milioni di euro è un importo superiore al fondo autonomie locali. Quindi scusi dottore Basile, però qua io preciserei che da quello che sappiamo noi questo riparto è condizionato all'approvazione da parte del governo nazionale del fatto che il governo regionale non debba prevedere la parte di recupero per quanto riguarda il debito che la regione ha, quindi il ripianamento dei debiti che è previsto.
cioè nei fatti questa legge finanziaria regionale è subordinata ad una diciamo, alla disponibilità reale di questi fondi, che ad oggi non è acclarata, giusto, dottore Basile? Allora, io ho letto solo l'articolo 11, bisogna leggere tutta la legge di stabilità e anche le tabelle economiche. È verosimile che sia come dice l'assessore, anzi, sarà certamente così, però io non l'ho letto, lo farò, sono un poco stufo di leggere continuamente disegni di legge, proposte di emendamenti, comunque, certamente va, questo è un elemento essenziale per noi, perché il Comune di Palermo, come tutti gli altri, non può permettersi di disporre e quindi esenzioni o riduzioni tributarie per le quali si aspetta un ristoro da parte della Regione, se poi questo ristoro della Regione è a sua volta subordinato ad un provvedimento del Governo nazionale, il quale, se non dovesse arrivare, determinerebbe per la Regione l'impossibilità di ristorare i comuni e per i comuni di dover affrontare un buco di bilancio. Quindi, però scusatemi, visto che noi stiamo cercando di costruire percorsi veloci che diano risposte, questo solamente un elemento dirimente, cioè comprendere se effettivamente c'è una sorta di catena di Sant'Antonio spezzata la quale tutto va a farsi friggere, anche il nostro lavoro rischia diciamo di essere un lavoro che poi non trova applicazione. Cioè, è una cosa che mi preoccupa molto, perché in realtà noi oggi siamo partiti animati da spirito diciamo ed entusiasmo per la possibilità di intrecciare anche varie cose, tra cui appunto questi diciamo questo sostegno della Regione, però se l'elemento dirimente è quello, non abbiamo neanche dei tempi, o ci sono dei tempi entro i quali diciamo questi nodi saranno sciolti, cioè siamo nell'attesa di un provvedimento governativo immediato, cioè come facciamo? Perché veramente questa cosa mi preoccupa ancora di più delle cose che vorremmo andare a risolvere. Scusi se l'ho interrotta, dico riprendala, prego, perché così ecco facciamo il punto anche rispetto ai 2 mesi che nel frattempo sono trascorsi, i 2 mesi di chiusura, rispetto alle possibilità, cioè ecco l'esenzione è legata a questo fondo dei 300 milioni di euro, sarebbe legata il fatto diciamo di non far pagare chi ha dovuto chiudere perché è stato imposto diciamo dal governo ovviamente di chiudere, cioè no, non è un danno come quello che magari si subirà dopo, perché avrò 10 persone in meno e quindi se prima avevo 20 coperti ora sarò costretta a averne 10 o 5. Qua stiamo dicendo che è stato detto si chiude tutto, si ferma tutto, e quindi rispetto a questo ecco la possibilità di risarcire sarebbe legata sempre a questo fondo, che a sua volta sarebbe legato ad altre cose. Risarcire, allora, no, risarcire, intendevo dire non fare pagare il tributo TOSA, per risarcire, no, evidentemente. Allora, Presidente, io ho analizzato a fondo il disegno di legge di stabilità regionale come licenziato dal governo. Ho avuto accesso ieri al testo che sembra approvato in via definitiva dall'Assemblea in corso di pubblicazione. Quindi mi riservo ovviamente di studiare, di rendere conto innanzitutto all'assessore della mia analisi quando il testo sarà approvato. Quindi. Però io vi posso leggere cosa dice l'articolo 5,2 di questa legge. Quindi per le finalità di cui al presente titolo, quindi ivi compreso l'articolo 11 di cui vi ho dato qualche elemento, è autorizzato, ai sensi per gli effetti della normativa dell'Unione Europea e nazionale, all'utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali del POC 1420, secondo le disposizioni del presente articolo, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione, fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il governo della Regione è autorizzato altresì alla riprogrammazione di tutte le somme, purché libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione, fatti salvi in ogni caso i procedimenti in fase istruttoria, nonché libere da impegni derivanti dall'attuazione del presente titolo per la realizzazione del piano di ricostruzione economica. Gli interventi di cui al POC 1420 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione eccetera eccetera. Quindi in effetti ci sono una serie di condizioni o di ulteriori intese che vanno raggiunte, perché questo fondo pare sia stato individuato ma potrebbe essere ridotto in relazione al fatto che
la fretta con la quale probabilmente è stata approvata la legge di stabilità non ha consentito di fare di eseguire una verifica puntuale di tutti gli atti giuridicamente vincolanti che dovessero risultare e che non risultavano evidentemente al momento dell'approvazione della legge, dalla quale verifica potrebbe risultare appunto che questo fondo non è di 300, ma è, ovviamente evidentemente potrebbe avere un importo inferiore. Dobbiamo aspettare, leggere le disposizioni che saranno inserite nell'ordinamento con la loro pubblicazione nella Gazzetta e aggiornarci anche alla settimana prossima, ovviamente, perché io credo che entro questa settimana essendo già trascorsi più di 5 giorni dalla sua approvazione del 3 maggio, credo che al più domani o sabato la legge dovrà essere necessariamente pubblicata. Sì, perfetto. La ringrazio. Sì, io ne ho copia, cioè, consigliere Mineo. Intanto vorrei chiedere ai consiglieri se vogliono fare loro qualche domanda o osservazione. Vorrei aprire, insomma, il giro di interventi. Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Presidente, per quanto mi riguarda, lei ha fatto una giusta sintesi, insomma, di quelle che erano, insomma, di quello che è stato il lavoro della Commissione e del Consiglio Comunale tutto, rispetto anche alla delibera approvata precedentemente. Abbiamo ascoltato in ultimo il ragionier Basile che insomma, ha rimandato di fatto la discussione nel merito all'approvazione alla pubblicazione della finanziaria. Quindi sarebbe utile, appunto, come detto anche da lui, riaggiornarci la prossima settimana, perché nel merito lei ha detto benissimo e ha fatto anche una sintesi che avrei fatto anch'io, quindi personalmente non ho null'altro da aggiungere, perché le questioni sono, diciamo, sono state espresse benissimo da lei, quindi insomma io per il momento mi taccio. Presidente, se posso intervenire io, Ferrandelli? Sì, certo. Sì, devo dire, è chiaro, diciamo, che raccolgo anche lo spirito del collega Chinnici. Circa la temporalità, è corretto, dobbiamo aspettare quelle che sono le indicazioni di altri organismi per poi parlare in maniera concreta. Però credo che all'interno della seduta odierna siano venute fuori delle questioni su cui la Commissione deve lavorare. Intanto, diciamo, io ho ascoltato con attenzione l'educato, come sempre, devo dire, intervento della dottoressa Mandalà, che sempre in maniera signorile non espone neanche l'amministrazione, però mi sembra che anche per poter lavorare con più serenità lì dove ragioniamo sulle coperture e abbiamo l'ok da parte della finanziaria, per poter lavorare su un quadro tributario che sia confacente alla realtà, abbiamo bisogno che determinati settori trasmettano i dati. Cioè, non è che possiamo far sì che il settore tributi faccia un'azione di intelligence e di investigazione all'interno del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, avvalendosi della SISPI per ricavare dati che potrebbero essere ricavati serenamente dalle attività produttive. Quindi credo che se noi vogliamo dare un contributo ulteriore alla pulizia dei database per poi poter lavorare alle esenzioni e quindi lì dove ci sono le aperture, dobbiamo agire come commissione e dobbiamo ascoltare e sentire immediatamente, diciamo, l'assessore pian piano di intervenire. Dopodiché io approfitterei della presenza della ragioneria generale, se me lo consente. Fabrizio, scusami, ti ricevo subito la parola. L'assessore pian piano io lo avevo contattato e lui si è scusato, devo dire, è sempre, insomma, anche lui è sempre molto disponibile. Oggi non aveva la possibilità di raggiungerci, però appunto ci aveva chiesto di averlo nuovamente in commissione proprio su questi temi specifici. Giusto, insomma, per aggiornarti. In effetti sarebbe dovuto essere qua, ma non ho avuto modo. Ti ricedo la parola, scusa l'interruzione. No, prego Barba, grazie. No, e poi approfittando anche della presenza del ragioniere generale, è stato oggetto dell'apertura e anche dell'assessore D'Agostino, è stato oggetto dell'apertura di questa seduta, ma anche oggetto della discussione delle precedenti sedute, la vicenda che riguarda
AMAT. Su questa vicenda noi abbiamo ricevuto la nota, chiaramente a seguito della richiesta di accesso a atti mia e del collega Forello, ma vorremmo capire, diciamo, come stanno le questioni delle partite di giro, perché io ho letto la nota, però più che interpretarla mi piacerebbe, diciamo, commentarla e sapere le cose come stanno. Cioè, i lavoratori di AMAT ad oggi hanno ricevuto gli stipendi, si è pagato lo stipendio, ma credo con altre economie, ma le partite di cui noi abbiamo parlato possono essere utilizzati quando? Quando viene sottoscritto davvero il contratto? Cioè, mi piacerebbe capire, perché io non comprendo l'AMAT che cosa sta facendo, se sta ricorrendo all'indebitamento bancario, se sta provvedendo, se sta provvedendo al pagamento delle spettanze con somme improprie, quindi non so se possiamo, liberando la dottoressa Mandalà e gli altri. Però scusami Fabrizio, noi su questo tema così delicato stiamo dedicando la seduta di lunedì con gli stessi attori e con un tavolo più completo. Dico, per carità, sono tutte ovviamente domande legittime, però io penso che lunedì peraltro avete messo a disposizione di tutti appunto le note, le cose, in maniera che tutti possiamo leggerle. Lunedì noi affronteremo questi temi con tutti gli attori presenti. Quindi io, Presidente, non voglio aprire il dibattito, vorrei soltanto avere l'interpretazione e basta, e poi lunedì apriamo il dibattito. Sapendo che poi ovviamente, ecco, ripartiremo da quello, consentendo insomma un confronto. Penso che già per la commissione, che ha mostrato una preoccupazione molto forte, c'è l'intervento tuo, l'intervento del consigliere Chinnici l'altra volta rispetto al tema degli stipendi, intanto diciamo si è sanata una falla. È chiaro quello che dici tu, cioè la sensazione è che passiamo sempre da una falla all'altra mentre non riusciamo ad entrare in un percorso virtuoso. Però ripeto, lunedì noi questi temi li affronteremo tutti con tutti gli attori, sicuramente avremo modo, e anche magari leggendo quelle carte che non tutti avranno avuto la possibilità di leggere subito perché sono state date oggi, ecco. Allora, se non ci sono Barbara. Sì. Sì, rispetto Fabrizio, sì, ha centrato una cosa che secondo me noi come commissione dovremmo evidenziare rispetto a quello che ha sottolineato la dottoressa Mandalà nel dialogo che non funziona. Per le ragioni che non sono state espresse, ma immagino, ma a me non interessa ricercare le ragioni, ma interessa risolvere il problema. Se possiamo fare nostra questo grido d'allarme, chiamiamolo così, perché ci costringerebbe poi come ente a ragionare di rimessa, quindi ad agire di rimessa, perché una volta diluita tutto il percorso della finanziaria, poi c'è tutta una partita che il comune l'ente deve giocare, soprattutto nel dialogo, nel caso di specie, fra i tributi e il SUAP, quindi gli uffici tributari e il SUAP. Se questa cosa non funziona, come è stato detto, e io ovviamente credo fedelmente alla dottoressa Mandalà, secondo me noi come presidenza di commissione e come commissione bilancio questa cosa la dobbiamo sottolineare con una nota, perché non possiamo sottacerla. E anche perché questo è un problema che domani si ripresenterà, cioè non è possibile che non abbiamo noi nella delibera che abbiamo approvato precedentemente abbiamo dato mandato agli uffici di stilare una casistica di tutti quegli uffici e di tutti quegli insomma attività commerciali che in questo momento hanno incrociato le braccia e sono stati chiusi proprio per esentarli o comunque intervenire per dare un aiuto concreto alle loro attività. Questo, da quello che insomma è stato evidente in questa riunione, di questo non è stato fatto alcunché, quindi, e questo mi dispiace ovviamente non poco. Rispetto a questo, secondo me, noi dovremmo fare una nota proprio per evidenziare questo problema, perché è un problema sia politico che gestionale. Quindi mi rimetto a te e alla tua sensibilità, ma secondo me, piuttosto che intervenire personalmente, io interverrei
come commissione bilancio, perché appunto questa cosa secondo me non dobbiamo e non possiamo sottacerla. Grazie Fabrizio. Sì, Presidente, condivido l'intervento del collega Chinnici. Voglio risottoporre ai commissari non l'apertura del dibattito sulle vicende di Amat, ma una piccola, diciamo, relazione sul tema, approfondimento sul tema da parte del ragioniere e dell'assessore, se sono qui, e voglio ricordare al contempo all'assessore al bilancio la promessa che ha fatto a tutti noi circa l'elaborazione costante del report dei pagamenti del determine per settore, che è un compito che lui ha assunto chiaramente relazionandosi con Sispi. Quindi non mi riferisco al report che è già stato inviato anche dal ragioniere generale circa i pagamenti e le determine effettuati dalla ragioneria, ma un più complessivo strumento di governance della macchina comunale. Volevo capire a che punto siamo. Grazie. Perfetto, scusatemi se... Ecco, vicepresidente, sì, concludiamo gli interventi e così poi se possiamo affrancare, diciamo, i dirigenti. Ho mandato la bozza della finanziaria appena approvata ed è chiaro ed evidente che bisogna attendere qualche giorno affinché venga pubblicata, però tutti quanti sappiamo che la corsa, così come è stata definita, era dettata dal fatto che il governo centrale aveva imposto a tutte le regioni una trattativa che doveva iniziare l'1 di maggio e quindi il 2 di maggio si è proceduto a fare questa trattativa che è ancora in corso e per la quale ci sono, secondo molti, importanti margini di manovra positivi per la Sicilia. Se ne discuteva anche ieri sera in ANCI. Quello che voglio sottolineare è che comunque io credo ed è penso una proposta di metodo che posso fare anche raccogliendo gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto da parte degli uffici, in attesa che si definiscano le linee da seguire da parte della finanziaria, per predisporre tre bozze di scenario: lo scenario quanto più aperto possibile, uno scenario intermedio, uno scenario nel quale queste facilitazioni dovessero venire a mancare. Fermo restando che comunque il governo nazionale vuole andare verso un intervento di questo genere, quindi o fondo perequativo regionale o intervento nazionale che sta per arrivare, ci troviamo in condizione, anche visto l'atto deliberativo che il consigliere Forello ha emendato e sul quale tutti quanti abbiamo molto lavorato, già in condizione di poter fare un intervento a favore di queste categorie che hanno subito dei contraccolpi inevitabili e molto 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 pesanti per questa chiusura forzata. Detto ciò, ovviamente poi noi liberiamo, mi riservo di intervenire per rappresentarvi quella che è la situazione del mercato ittico che ho finito di monitorare fino a stamattina presto, e vorrei condividere con gli altri componenti della commissione una riflessione. Grazie. Grazie consigliere Mineo. Se non ci sono altri interventi, allora raccolgo il suggerimento del vicepresidente, affrancherei la dottoressa Mandalà e il dottore Fiorino. Mi pare che possiamo anche liberare l'assessore e il dottore Basile, con i quali avremo modo di vederci lunedì sulle questioni che riguardano in particolare Amat. Quindi, grazie Presidente, grazie. Buongiorno. Per ringraziare grazie Presidente. Arrivederci. Presidente, buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a lei. Arrivederci. Grazie. Assessore. Arrivederci. Arrivederci. Dottore Basile è ancora in linea? No. Ci ha salutati anche lui, perfetto. Andrea? Presidente, io... Eccomi. Presidente,
Ehi. Io dico, è chiaro che dico... Io altri vorrei intervenire, quindi sto aspettando. Poi appena... No, accolgo il fatto che non abbiate voluto approfittare della presenza dell'assessore e del ragioniere per chiedergli una relazione. Non mi sono opposto, però voglio dire che non ho gradito, lo voglio dire, perché era un'occasione in cui poter avere delle premesse da sviluppare. Non chiedevamo di intervenire o di aprire un dibattito. Lo voglio dire, anche sul report l'assessore doveva dire due parole. Però lo dico perché ancora a noi chiamano da tutte le parti, hanno pagato questo, hanno pagato quello, le determine del sociale. Quindi questo strumento che noi chiediamo da due mesi forse potrebbe arrivare. Però dico, lo volevo dire perché non l'ho gradito ed è corretto che io, pur rispettando le determinazioni della Presidenza, faccio le mie rimostranze. Secondo me un passaggio lo dovevi fare, Barbara, anche velocissimo, a dire, guardi, ma considerando la domanda che ha l'approfondimento del consigliere Ferrandelli, anzi, se puoi telefonare e li far rientrare un attimo in commissione, tanto ci stiamo veramente un minuto. Perché due? Uno dei due, magari uno dei due. Vabbè, nel frattempo aggiornaci. Scusatemi, io devo abbandonare la seduta, quindi no, vi saluto. No, vorrei che tu ascoltassi 30 secondi perché è un tema 30, importante. Sono 30 secondi, va bene, che poi devo ho un appuntamento. Dimmi. A me fa piacere che tu ascolti. Assolutamente, dai. È molto importante. Allora, come voi sapete, ci sono due mercati generali. Uno è l'ortofrutta e l'altro è l'ittico. Sulla scorta di un parere dei comitati per l'ordine e la sicurezza che si sono riuniti, c'è stato tutto un percorso fatto all'ortofrutta che ha portato a una riapertura graduale con una app che funziona malissimo, del quale poi dobbiamo chiedere contezza, e delle linee guida date dall'assessore. Sull'ittico c'era stata una prescrizione che inizialmente prevedeva la non riapertura. Questa riapertura è avvenuta, ma siamo davanti a un paradosso, così come ha detto l'assessore, che si sono bypassate, e per noi è un problema, perché il problema è in ordine di tracciabilità, in ordine di sicurezza, si è bypassato il fulcro che è il mercato, e quindi tutti quanti vanno a conferire direttamente la merce alle pescherie. Ma il tema qual è? Il tema è che questo regolamento, così dopo che avevamo questa, insomma, questa bozza che l'assessore aveva discusso con i commissionari, non funziona. E non funziona perché le intenzioni dell'assessore sono buone, ovvero sia dire siamo un po' più elastici, se arriva un camion e magari non è registrato, si registra, lo facciamo entrare. Abbiamo i commissionari che aprono e quindi improntano delle risorse perché chiaramente hanno tutti i dipendenti, tentano di acquistare la merce, la mettono e... Ma poi non solo non possono accedere i fornitori, ma non accedono neanche i compratori. Ora, si era tentato di dargli una mano dal punto di vista delle consegne a mezzo furgone fuori, purché non siano ovviamente attività prevalente. Però poi ci sono dei paradossi. Io ho ricevuto, devo dirvi, moltissime lamentele, perché comunque sono aziende che pagano comunque, corrispondono al comune di Palermo, un affitto anche abbastanza pesante, e che hanno tutta la voglia dopo due mesi di chiusura di lavorare, tant'è che acquistano la merce, la mettono in vendita, ma se non accede nessuno, dobbiamo far sì che le cose, visto che stiamo andando verso una graduale riapertura, ricomincino anche a normalizzarsi, perché le intenzioni dell'assessore sono buone, però poi gli uffici che sono lì presenti sul territorio davanti l'entrata del mercato fanno un ostruzionismo, probabilmente interpretando in maniera troppo restrittiva, non credo siano in malafede, perché sarebbe una cosa folle, delle disposizioni che però così tanto restrittive non sono e non dovrebbero essere. Abbiamo il paradosso dei camion che arrivano lì davanti e perché magari non si sono registrati due ore prima non possono accedere. Abbiamo la merce che rimane lì dentro perché la gente non può entrare, non possono fare i delivery fuori perché viene considerata attività prevalente, ma se la sala vendita è aperta e nessuno ci va, scusatemi, a loro secondo voi gli piace aprire la sala vendita e rimanere a braccia conserte ognuno di loro a 5, 6, 7 dipendenti da pagare? Dico, io non voglio... Ci troviamo in una situazione molto delicata, perché è un bene
pubblico nel quale chiaramente quindi devono vigere tutte le normative relative al pubblico, ma che è gestito e comunque concesso in concessione degli imprenditori privati. Quindi dobbiamo essere, secondo me, un po' più noi, più incisivi, intervenire come commissione bilancio, visto che abbiamo avuto il primo confronto sui mercati con l'assessore, e ricominciare a discutere, perché io ho sentito anche i componenti della commissione attività produttive hanno nutrono non poche perplessità, a partire dal presidente, su come è gestita la questione relativa all'ortofrutta e al littico. Quindi io vi invito tutti quanti, perché comunque è un polmone produttivo, sono tante famiglie che lavorano, a dare sin da oggi un colpo di reni, come è successo la scorsa settimana quando siamo usciti molto bene. Semplicemente questo. Presidente, se posso integrare. Sì. Io, grazie, Ugo. Presidente, credo che la vicenda dei due mercati, quello ortofrutticolo e quello ittico, sia centrale, non soltanto proprio per una vicenda di carattere igienico-sanitaria, perché ad oggi il parziale funzionamento di questi due mercati, secondo me, compromette anche la tracciabilità di molti dei prodotti che poi arrivano alla tavola dei cittadini palermitani. Dopodiché rappresentano un polmone produttivo importante. Tutta la fase 2 è stata incentrata sulla ripartenza dei motori produttivi. Quando noi immaginiamo di poter ripartire con le attività commerciali, ma non consentiamo ai due mercati che sono di approvvigionamento per la distribuzione dei nostri prodotti interni, di economia interna, noi stiamo compromettendo l'economia produttiva della città di Palermo. Io raccolgo il grido che arriva dal mercato ortofrutticolo, dove vi assicuro le questioni non stanno così come sono rappresentate, le criticità sono tutt'altro che superate, ma la vicenda del mercato ittico è disperata, per cui i concessionari, anche chi lavora lì, sono esasperati e ogni giorno sono veramente ad una contrattazione quasi individuale sul buon senso, nell'assenza di normative chiare, nell'assenza di regolamento, fra i controlli che ci sono lì all'ingresso e chiaramente, diciamo, le attività, superando, così come è stato evidenziato, il passaggio della filiera, cioè va a finire che saltando direttamente i rivenditori si arriva direttamente nelle pescherie e secondo me un controllo sanitario ulteriore viene compromesso e viene negato. Ora, su questa vicenda dobbiamo agire con energia, e poiché oggi in materia di tributi abbiamo già potuto appurare un non funzionamento adeguato degli uffici delle attività produttive, io credo che la convocazione degli uffici delle attività produttive, dell'assessore Pianpiano e di noi come commissione bilancio, che dobbiamo farci carico dell'economia della città, sia quantomeno fondamentale per consentire una ripartenza adeguata e consentire a noi, nello strumento di controllo che è proprio di un organismo consiliare, poter suggerire all'amministrazione attiva e all'amministrazione comunale / burocrazia di poter funzionare, di intervenire, di metterci mano, se è il caso, anche con provvedimenti che possono arrivare dal Consiglio Comunale. È un tema che io ritengo principale e fondamentale. Lo dico oggi che è venerdì, approfittiamo di questo fine settimana per ripartire settimana prossima, per mettere i pezzi a posto e partire la settimana prossima però con le carte in regola e accelerare la possibilità di questo polmone produttivo di poter lavorare. Io ho terminato l'intervento. Sì, grazie Fabrizio. Va bene. Nel frattempo non ho capito chi ha lasciato la seduta, forse il consigliere Forello. Io su questa cosa, cioè siamo chiari, sì. Perché io ho ricevuto veramente... Andrea, vicepresidente, piena condivisione rispetto a quello che ha detto. Anche dalla provincia, perché i grossisti che arrivano a Palermo, dice io Termini Marese chiuso, Porticello chiuso, arriva a Palermo non posso entrare col camion perché c'è un disguido tecnico, dice ora ragioniamo, capiamoci. Se tu ritieni utile, scusate, se il presidente ritiene utile, io speriamo, diciamo, che questa vicenda si diluisca
però se lui ritiene utile fare, io sono favorevolissimo a fare una seduta di commissione ad hoc, invitando anche, perché no, insomma, i commissionari, chi, insomma, l'assessore senz'altro, rispetto a questa tematica, perché comunque è una tematica che non è, che non riguarda una commissione, riguarda una città. Quindi rispetto a questo non ci sono problemi. Magari dopo la convocazione che abbiamo già in calendario lunedì, è diluita la questione della finanziaria, per me lo possiamo, do la mia disponibilità. Quindi non c'è problema, possiamo fare pure una seduta ad hoc su questo. Quindi assolutamente, anch'io ricevo ovviamente telefonate e problemi, quindi la gente è impazzita per ora, perché ovviamente lì non si riesce a lavorare, malgrado adesso ci sia una riapertura, però insomma è effimera, perché non si riesce completamente a lavorare. Sì, ma possiamo... Anch'io condivido quanto è stato espresso, indipendentemente dal fatto di essere stato contattato o no da concessionari o utenti del mercato, è evidente che è un problema oggettivo che deve essere condiviso per individuare le migliori delle soluzioni. È chiaro che la ripartenza nella fase 2 riguarda anche questo aspetto del commercio in città, anche per calmierare i prezzi, avere tracciabilità dei prodotti e quindi quella sicurezza igienico-sanitaria che noi abbiamo tentato in questo anno di consigliatura di rimettere in piedi nelle due strutture. Quindi oggi più di prima dobbiamo dare il nostro contributo per risolvere il problema. Se questo passa anche attraverso un incontro in commissione bilancio, ben venga. Quindi concordo pienamente e sono in linea con quanto dichiarato precedentemente dai colleghi. Certo. Sì, Presidente, io ti interrompo per dirti soltanto che quello che ha detto il consigliere Sala è la preoccupazione dell'assessore. Io mi sono confrontato con lui in questi giorni spessissimo. Dice: non possiamo pensare che si crei un mercato parallelo rispetto a quello che è istituzionalmente, diciamo, canonizzato. Cioè, lo si è creato, Andrea, hai ragione. Al mercato e dal mercato deve andare, perché altrimenti si perde il passaggio principale, perché io ho maggiore confronto oltre ad aver ascoltato Andrea, era già accaduto nella prima chiusura, era già accaduto, ma nella prima chiusura era inevitabile, ma ora che quelli sono aperti non esatto può... Non, infatti la sua più grande preoccupazione, il motivo per il quale infatti io l'ho esortato appena lui me l'ha detto diciamo ad attivarsi, è proprio questo, che si è creato un mercato parallelo e salta totalmente la tracciabilità della filiera, da dove arriva il prodotto, da chi viene venduto. Quindi questa è una cosa fondamentale, perché io ho parlato più che con i commissionari, che chiaramente hanno ho sentito, ma ho sentito più volte l'assessore, e quindi a questo punto, siccome lui è con noi in questa battaglia, lavoriamo, sensibilizziamolo anche in questi giorni e una soluzione subito. Va bene, va bene, va benissimo. Va bene, perfetto. E allora vogliamo... Senta, proviamo i verbali. Possiamo dirlo se riusciamo, per convocarlo per martedì? Sì, sì, ecco, sì, perfetto, questo volevo dire. Vediamo se ci riusciamo per martedì. Va bene. E poi siamo tutti attenti alla pubblicazione della legge, così facciamo, appena viene pubblicata la regionale, immediatamente ci ricomuniamo per capire, e così poi possiamo essere anche utili nel gruppo, diciamo, di lavoro, quello interpartitico, va bene, e avanzare nostre proposte. Va bene, allora vediamo per martedì. Assessore Pian Piano e basta. Voi dicevate Andrea, tu che pensi? Io ritengo che in questo momento i commissionari siano molto sollecitati, molto, diciamo, non voglio dire nervosi, ma chiaramente sono preoccupati, perché invitiamo Pian Piano e poi chi? No, pensavo agli uffici, io non ovviamente. Pian Piano è Galatioto. Pian Piano è Galatioto, perché deve dare, secondo me, una spiegazione, diciamo, molto semplice, ma dettagliata,
del perché le disposizioni che loro danno poi vengono eseguite in maniera così restrittiva. Ok, ok, va bene. Perfetto. Tale okay. Pulizzi, che è una sorta di responsabile, non si capisce cosa fa. Però anche lui richiede. Gli dici tutti gli uffici che si occupano di me. Ovviamente teniamo ovviamente l'iter dell'applicazione della finanziaria, perché è importante diciamo avere sempre insomma la cosa sott'occhio, perché dobbiamo invitare di nuovo Basile, perché rischia, vabbè. Infatti, bravo, sì, bravissimo, hai colto. Sei la nostra testa di ponte, Mineo. Vabbè, ponte, allora. Ha detto ponte. Lasciamo Conte senza ponte, non c'è problema. No, testa di conte no. Certo, ha più capelli, ha una testa... Dobbiamo fare qualcos'altro, se no io... No, aspetta che proviamo il verbale, consigliere Sala, fermati. Però chiedo a Loredana se è riuscito a stendere una versione ristretta, altrimenti passiamo a lunedì, eh? No, guarda, io ti volevo chiedere intanto una cosa importantissima. Io ho avuto un problema di audio, quindi chiedo al consigliere Ferrandelli se la sua votazione del primo gruppo e del secondo gruppo è uguale, cioè con il voto contrario. No, io ricordo che in un debito... il primo debito l'ho votato contrario, il secondo mi sono astenuto, dal terzo poi... Confermo, perché anche a me risulta così da quello che ho scritto io. Cioè, così. Io seguo tutto quello che fa Fabrizio. E quindi confermo quello che ha ripetuto. Lo tampini. Vabbè. E allora se devo riportare tutti per ognuno le votazioni, a quel punto lo facciamo, lo approviamo lunedì, perché diventa complesso. Va bene, grazie a tutti, è stato un piacere. Quindi approviamo. Ciao. Scusate, chiudiamo alle 11:49. Ok. Sì. Perfetto. Ok.